been 24 hours anymore, I was with you. Siamo in compagnia di Swift Sport, l'ultima compatta di casa Suzuki. Spinta da un 1.4 booster jet da 140 cavalli, 230 Nm, raggiunge una velocità massima di 210 km/h con uno scatto da 0 a 100 in 8,1 secondi, dati che probabilmente non sconvolgono. Quello che i tecnici Suzuki hanno messo al primo posto invece è il peso. Hanno lavorato molto sulle masse in modo da garantire un'auto agile, scattante, ma soprattutto divertente. 970 kg in ordine di marcia, quindi l'unica del suo segmento sotto la tonnellata. All'esterno il design è tipicamente quello asiatico, anche se non sovraccarico di dettagli, ma pochi particolari che rappresentano la sportività e cercano di evidenziarla, come gli splitter sotto il paraurti in carbon look, stessa cosa minigonne e estrattore attorno ai due grossi tubi di scarico. È disponibile con un solo allestimento, molto ricco di dotazioni già di serie. Infatti Suzuki offre una gamma di controlli di sicurezza e comfort già di base, come la telecamera posteriore, il cruise control adattivo e il mantenimento di corsia. Il booster jet è stato sviluppato per offrire una coppia massima di 230 Nm già dai 2500 ai 3500 giri. I consumi come sono? Beh, Suzuki dichiara 5,6 litri per 100 km, dati che abbiamo riscontrato abbastanza fedeli. Bisogna stare molto attenti sull'acceleratore perché la turbina tende ad attaccare molto in basso, quindi il consumo dipende un po' dal piede del guidatore. All'interno come all'esterno troviamo pochi elementi, un design minimale, come il display da 7 pollici touchscreen al centro della plancia, da cui possiamo controllare un po' tutte le funzioni della macchina, navigatore, radio e sistema multimedia. Il climatizzatore automatico, unica zona, ma la vera chicca si trova al centro della strumentazione, dove grazie a un display possiamo tenere sotto controllo pressione del turbo, frenata, accelerazione e forza G. Una novità che potrà far sorridere gli appassionati di guida. Swift Sport al termine della prova si è dimostrata molto agile, leggera, compatta e dinamica. Per chi è stata pensata? Beh, per un pubblico appassionato di guida, magari giovanile, che al primo posto mette il divertimento. È disponibile a 21.190 euro. Rimangono fuori come optional, disponibili dalla casa, solamente la verniciatura metallizzata e il bicolore.